Undicesimo è uno dei capitoli di più difficile comprensione e forse ridondanti del libro. Il tema è in una certa misura ancora la contraddizione C, vale a dire l'eccedenza dell'intero rispetto alla totalità fenomenologicamente immediata data. Come scrive Severino, la struttura originaria si manifesta L immediatamente come contraddizione C. Il fatto che la totalità è dunque aperta al nuovo, al suo incremento, viene qui da Severino qualificata come, e gli scrive, liberazione originaria della determinazione effettuale della totalità dell'immediato. Vale a dire un andare oltre l'esperienza possibile, cioè un creare. Dunque la libertà, per quanto venga scritta da Severino, tra virgolette, comunque pare in una certa misura esserci in questa formulazione giovanile del sistema severiniano ma essa verrà poi via via espunta nelle opere successive ma qui la struttura originaria viene perciò anche qualificata come sintesi del categorico di ciò che è e del problematico di ciò che potrebbe essere il progettare scrive severino appartiene dunque all'essenza della struttura originaria ne vale per severino almeno in queste pagine l'obiezione deterministico-logicista, la quale dice che un'analisi più approfondita renderebbe il possibile non più tale ma necessario. Severino fa infatti notare che anche questa analisi è un progetto. Si tratta di una controobiezione molto interessante, che però, commentiamo, si potrebbe usare nei confronti degli sviluppi stessi ferreamente deterministici che alla fine Severino ha dato alla sua filosofia. In ogni caso, qui Severino scrive che il risolvimento della problematicità originaria è dunque altro dall'originario. L'originario non è in grado di stabilire se l'essere lo oltrepassa o no. E li conclude. Ma un risolvimento della problematicità occorre, ci deve essere, non sappiamo in quale direzione, ma il reale si svilupperà. Sembra qui dire Severino che il reale si svelerà. E supererà quindi la problematicità e l'incertezza iniziale. Il rifiuto della metafisica, sempre intesa da Severino kantianamente come il voler andare oltre l'esperienza possibile, risulta pertanto autocontraddittorio, poiché chi rifiuta la metafisica non tiene conto della problematicità originaria. Qui Severino fa anche un'affermazione molto impegnativa. Dal punto di vista formale: Secondo lui la metafisica non è né trascendente né immanente. È solo necessario porla come fanno da un lato la teologia scolastica e dall'altro l'idealismo, sulla base di opposte interpretazioni. Questa eguaglianza comporta che il Dio trascendente dei credenti verrà recuperato, il lettore si attende, in un altro modo, come effettivamente vedremo. Una complessa e difficile analisi logica porta infine Severino ad anticipare il suo eternismo, poiché la totalità si dimostra: non può, scrive Severino, lasciare che alcunché del suo contenuto attuale si disperda. Deve cioè impedire l'annullamento posizionale di un settore o di un momento qualsiasi del suo contenuto. E li conclude. Il progetto è dunque arricchimento, ma mai annichilimento. Concetto impossibile, poiché, pare di capire, anche la totalità ne verrebbe affetta e lo sparire di una singola determinazione farebbe della totalità non più una totalità. Scrive infatti Severino, all'originario compete essenzialmente il compito di salvare il suo contenuto dall'annullamento. Che l'originario sia preposto alla tutela dell'apparire dell'essere, significa cioè che il suo compito è di aver cura che nulla di sé vada perduto. D'altra parte, aggiunge e conclude Severino: Nella misura in cui il divenire è un incremento del contenuto della totalità dell'immediato, questo si realizza come un processo di togliimento della contraddizione. Nel dodicesimo e penultimo capitolo Severino si pone il problema, si potrebbe dire preontologico e metafisico, nel senso di preambolo dell'esperienza possibile, e quindi relativo alla presenza stessa dell'essere. Egli, infatti, riflette che è ormai chiaro che le cose innegabilmente siano: nel senso che, una volta constatato un ente, di esso non si potrà mai negare l'essere. Ma da dove viene l'essere e la sua presenza? Scrive Severino: Che fondamento ha la notizia dell'essere? O da che cosa si è autorizzati a parlare dell'essere? A nominare l'essere? E infine, su qual fondamento l'essere c'è? O che fondamento ha l'esserci dell'essere? La risposta di Severino non è di stampo neoplatonico o trascendente. Non c'è un'origine o una scaturigine dell'essere che ne giustifichi la presenza. Ma la presenza dell'essere è connaturata logicamente all'essere stesso. Sono due facce della stessa medaglia. Scrive infatti Severino, come si è già osservato, l'essere, inteso come essere formale, vale L immediatamente come costante sintattica di ogni determinazione o contenuto semantico. Ciò significa che di ogni contenuto semantico si predica L immediatamente l'essere. Ossia, che è immediatamente autocontraddittorio che una qualsiasi determinazione, che una qualsiasi positività o un qualsiasi essere non sia. Tutte le proposizioni che affermano l'essere di una qualsiasi determinazione, conclude Severino, sono pertanto proposizioni analitiche. E poi aggiunge, è quindi analitica anche la proposizione, la totalità dell'essere, F immediato è ossia è intrinsecamente contraddittorio negare che l'essere, che è F immediatamente noto, sia. Severino precisa anche che tale negazione, secondo la sua interpretazione del principio di non contraddizione, può essere considerata come la definizione stessa della contraddizione. Ora, riflette Severino, oltre che L immediata, la necessità della presenza dell'essere e quindi la sua autogiustificazione, è anche F immediata. La F immediatezza risponde e tacita, infatti a priori, la domanda sull'esistenza stessa e posizione dell'essere, poiché, come abbiamo già visto fin dall'inizio, l'essere è noto per sé. Vale a dire che, scrive Severino, la notizia o l'esserci dell'essere è F immediata, ossia è il fondamento stesso nella sua valenza fenomenologica. Come al solito, Severino poi analizza con scrupolo anche le varianti dell'errore principale, che consiste nello scindere essere e presenza. Si potrebbe cioè insistere nel negare non l'essere, che è innegabile, ma la sua presenza, non rendendosi conto della loro identità. Ma la stessa negazione della presenza dell'essere è presente, è una presenza. Sarebbe dunque autocontraddittorio negare la presenza dell'essere attraverso una presenza, e cioè la negazione della presenza dell'essere. L'errante potrebbe allora negare solo una certa dimensione della presenza dell'essere, e non quella che include la sua negazione. Ma la contraddittorietà intrinseca della negazione solo parziale della presenza dell'essere è confutabile in molti modi. Essa è, ad esempio, una forma insanabile di contraddizione C. La quale può essere superata, come sappiamo, solo ponendo la totalità dell'essere. Il parziale negatore della presenza dell'essere può inoltre incappare nella negazione implicita di alcune costanti persintattiche, il che inficia la sua stessa posizione e rende insostenibile il tipo di presenza parziale da lui sostenuta. Questo è il famoso e sospirato capitolo finale che Severino evocava già nelle prime pagine dell'opera. In effetti il capitolo si apre con una sorta di riassunto assiomatico delle dimostrazioni che l'opera aveva squadernato. Non si aspetti però il lettore una maggiore chiarezza e facilità della prosa severiniana in questo riassunto, che mantiene tutte le asprezze e i tecnicismi che caratterizzano quest'opera né il capitolo è davvero di sintesi, poiché è infarcito di note tecniche sulla natura logica, analitica o sintetica, nel senso severiniano del termine, delle principali proposizioni vere della sua filosofia. Va anche precisato ancora una volta che il termine metafisica in severino vale come filosofia dell'intero, che vada oltre l'esperienza possibile. A nostro parere questa resta una concezione ontologica della metafisica, per cui la metafisica in senso severiniano resta un'ontologia. Essa parla, come scrive Severino in questo ultimo capitolo, della realtà in quanto realtà, cioè, diciamo noi, delle caratteristiche generali di ciò che esiste. La sua metafisica non entra nel merito della sostanza o della natura di ciò che esiste. Ne propone un criterio per negare che qualcosa esista, come fa ad esempio la metafisica idealista negando che la materia esista, o quella all'opposto, materialista, negando che lo spirito esista. Infatti nella nota storica contenuta nel capitolo, Severino contesta l'interpretazione aristotelica della filosofia presocratica come filosofia fisica, come filosofia della fusis occupandosi quegli antichi pensatori dei principi o arché di tutte le cose e si furono a parere di Severino propriamente dei metafisici. Comunque si sostiene apertamente in questo capitolo finale che il principio di non contraddizione non ha solo valore logico bensì ontologico, nel senso che scrive Severino risiede nel significato stesso dell'essere che l'essere abbia ad essere. Ciò per Severino ha anche un senso implicitamente antitomista, e quindi contro una certa neoscolastica cattolica, che, egli scrive, il principio di non contraddizione non esprime semplicemente l'identità dell'essenza con sé medesima, o la sua differenza dalle altre essenze, ma l'identità dell'essenza con l'esistenza. In Tommaso si sa che essenza ed esistenza coincidono solo in Dio. E questa sterzata verso forme di eternismo dal sapore panteista, per quanto velata e nascosta da una prosa iperformalista, avrebbe dovuto mettere in allarme i censori cattolici molto tempo prima del processo che fu poi intentato a Severino dal Sant'Uffizio, una decina d'anni dopo l'uscita della struttura originaria. Comunque sulla base di queste premesse, Severino approfondisce dunque la questione del divenire dell'eternità che diverrà a centrare nel suo discorso degli anni successivi. E gli dice chiaramente che l'intero non diviene ed è immutabile, se si intende il divenire, come avviene comunemente, in quanto passaggio dal non essere all'essere o viceversa. Queste righe hanno fatto pensare a molti che Severino neghi il divenire ma come precisato da Severino stesso e da molti suoi allievi, iscritti successivi, qui non si intende negare il divenire in quanto tale, che poi verrà chiamato cerchio dell'apparire, ma quel senso del divenire che pensa l'essere come annullabile, che pensa cioè il non essere più o ancora dell'essere. Ma ciò è impossibile poiché, scrive Severino, l'essere l'intero non si annulla e non esce da una iniziale nullità. Invece l'essere, gli conclude, è eterno, l'essere è atto puro. E Severino precisa opportunamente e apertamente che quando si parla di immutabilità dell'intero, si deve intendere quella di ognuna delle sue parti. Si ripropone quindi l'apparente contraddizione tra logica e fenomenologia, o aporetica del divenire. Le cose sono immutabili, ma cambiano sotto i nostri occhi aporetica posta da Parmenide e che per Severino è al centro della filosofia greca. Anassimandro, secondo Severino, aprì la strada a Parmenide ponendo che il principio unificatore del tutto non possa essere una determinazione particolare come l'acqua di Talete. Per cui, scrive Severino, l'essere parmenideo è appunto la qualificazione positiva dell'indeterminato Anassimandreo. Conclude. Parmenide però errò nella sua grandezza. Negando il molteplice e il divenire, innamorandosi misticamente del logo. La scoperta di Parmenide è che l'essere è e non è non essere. Severino formula qui un'idea poi approfondita in Ritornare a Parmenide, articolo del 1964, che il principio dell'ex Nilo-Nil non è centrale in Parmenide, ma è solo una deduzione del suo principio fatta da Melisso. Che però così fisicizza la purezza dell'essere e si pone la domanda oziosa sulla sua nascita. Oziosa perché rende contingente e possibile ciò che è eterno e necessario. Insomma, dire ex nilo è già esprimersi scorrettamente. In ogni caso la grandezza di Aristotele sta nell'aver cercato di conciliare logica e mondo, immutabilità e divenire. Ma egli, che cerca di farlo con la nozione di sostanza, cioè una dimensione permanente all'interno del singolo ente per la quale si ha mutamento senza che vi sia nascita dal nulla o annichilimento, Aristotele non riesce davvero in questa impresa. Tanto Platone quanto Aristotele, per salvare il mondo dalla negazione di Parmenide, sono infatti alla fine costretti ad introdurre una realtà immutabile che fa da sostrato alla mutabilità. E al divenire cosmico, cioè ricorrono a Dio. Come si vede, detto per inciso, la filosofia di Severino nasce anche da una rilettura originale e interessante della storia della filosofia, in particolare della filosofia greca. Ma ora la questione di Dio, anche se nasce dalla poetica del divenire, come anche Bontadini aveva sempre sostenuto, va impostata in modo nuovo. Severino si accinge a farlo. E una volta riassunte molte delle acquisizioni contenute nei capitoli precedenti sui rapporti tra totalità e F immediato, aggiunge una constatazione ulteriore. Se è vero che l'intero è più ampio della totalità dell'F immediato, quest'ultimo è un suo sottinsieme: nel senso che l'F immediato non può contenere nulla che non sia contenuto nell'intero immutabile. Né il divenire dell'effetto immediato può aggiungere o togliere qualcosa all'intero assoluto. Scrive perciò Severino, anticipando uno stile che sarà tipico dei suoi scritti successivi, in cui l'iperformalismo di stampo neopositivistico verrà fatto cadere: Scrive Severino sì che il positivo che si aggiunge o dilegua è già, o è ancora, nel cerchio dell'intero immutabile, già da sempre carpito al futuro. Per sempre trattenuto nel cerchio dell'essere e li conclude. Invece l'intero contiene in sé tutto, anche ciò che sparisce nel divenire. Scrive Severino: Il cerchio dell'immutabile è così la patria o il grembo dell'essere. Ivi è custodito anche ciò che nel mondo non si sottrae alla rapina del nulla. Severino chiarisce anche la sua idea fondamentale che dunque è un'acquisizione primaria e iniziale del suo pensiero. Vale a dire che ciò che egli scrive si manifesta come un sopraggiungere e un annullarsi, si rivela nella strutturazione concreta dell'originario come un apparire e uno scomparire. E li conclude. Vale a dire che il divenire riguarda l'apparire e non l'essere che appare. Questa distinzione porta Severino però ad ammettere la nascita e la morte dell'essere fenomenologico che diviene, il quale si dovrebbe tradurre probabilmente come le creature. L'essere immutabile contiene tutto l'essere che diviene. Anzi, essere immutabile e totalità degli enti ora presenti sono due realtà distinte, anche se l'intero contiene tutto il fenomenologico. Ma dire che si tratta di due realtà distinte, benché una sia sotto dell'altra, sembra un'affermazione più fideistica che logica, un'affermazione giusta apposta a dire il vero. Negli sviluppi del suo pensiero Severino non si esprimerà infatti più in questi termini. Qui invece gli ci dice che, e li scrive, la totalità dell'essere F immediato sta oltre l'intero immutabile, come un positivo che non aggiunge nulla all'eterno cerchio dell'essere. La dimostrazione della alterità di immutabile e totalità fenomenica è condotta infatti come una dimostrazione per assurdo, e non in modo diretto, con una lunga e complessa, se non contorta, argomentazione. Egli infatti fa notare che vi sono dei tipi di alterità, di diversità, in cui una sottoparte – pur facendo parte dell'intero, è diverso da esso, come ad esempio accade per la nozione di nulla, la quale è positivamente ricompresa nell'intero dell'essere, ma il cui significato intrinseco è totalmente altro rispetto all'essere stesso. Quindi allo stesso modo il divenire, ovvero le creature, pur facendo parte dell'essere divino, si dovrebbe dire, non si confondono con Dio stesso. E infatti andando oltre, per questa via, Severino recupera il creazionismo, afferma infatti e gli scrive che non è autocontraddittorio supporre l'iniziale nullità o l'annullamento della realtà diveniente. Ovvero, e gli aggiunge, questa realtà è ciò che sarebbe potuta non essere e ciò che potrebbe non essere. Quindi qui egli abbozza una dimostrazione della non necessità dell'essere delle creature. Che però, va notato, stride fortemente con la reinterpretazione, deterministica e non creazionista, della struttura originaria che egli darà dopo qualche anno. Trattandosi però di dimostrazione che vorrebbe essere computativa ed elenctica, dunque inoppugnabile. Il suo rigetto successivo non può non gettare un'ombra anche sulla solidità delle altre dimostrazioni severiniane contenute nella struttura originaria e poi conservate da Severino successivamente. Scrive comunque Severino dire che è necessario che il divenire appartenga all'intero, come commentiamo noi, egli finirà per affermare nella sua filosofia matura, diversamente da quanto sta dicendo adesso. Significa infatti, egli continua, che la negazione dell'appartenenza è autocontraddittoria, ossia che è autocontraddittorio il non essere del divenire come tale. Ma se si desse questa autocontraddittorietà, l'orizzonte del divenire dovrebbe possedere una positività che non è contenuta nell'intero immutabile. Se l'inesistenza del divenire provoca una contraddizione, l'orizzonte del divenire possiede qualcosa che l'immutabile non possiede. Ma poiché quest'ultimo asserto è autocontraddittorio, segue che è autocontraddittorio affermare, conclude Severino, l'appartenenza necessaria del divenire all'intero. Severino ha però subito dopo queste affermazioni un sussulto logico rispetto alla sua stessa argomentazione e si chiede se queste sue affermazioni non siano in realtà una violazione del principio di non contraddizione ma qui egli nega la cosa facendo delle affermazioni che egli qui usa per confutare la contingenza del divenire, ma che poi diverranno invece sue. Infatti egli argomenta che se del divenire non si può predicare il non essere, esso diventa immutabile, non è più divenire. Il divenire non è perciò l'immutabile e il necessario anche se ciò sarà proprio la conclusione a cui Severino perverrà di lì a qualche anno, come migliore deduzione logica del suo impianto filosofico di quanto lo sia questo tentativo di dimostrazione finale della contingenza delle creature. Infine Severino contesta ogni naturalismo o immanentismo, dimostrando che, mentre è contraddittorio affermare che il divenire sia immutabile e necessario, è altrettanto contraddittorio porre il divenire senza porre l'essere immutabile, poiché così si nega l'essere e si pone il nulla. Scrive Severino, l'orizzonte del divenire può dunque essere solo in quanto l'intero immutabile è. Al contrario gli aggiunge, l'intero immutabile è anche se la totalità del divenire non è. Dunque, conclude, l'immutabile non è semplicemente ciò senza di cui la realtà diveniente non è, ma è ciò per cui questa realtà è. Ne deriva che l'essere del divenire è, come gli si esprime, una decisione dell'immutabile, cioè una decisione volontaria, insomma, del Dio persona della tradizione teologica, che viene quindi alla fine recuperato. Nelle ultime righe dell'opera, nella conclusione dell'intera opera, vi è una nota molto significativa e in fondo problematicista. Da tutto quanto è stato fin qui detto, scopriamo che l'immutabile concreto quindi oltrepassa l'originario. Ne deriva il compito per l'uomo di superare continuamente questa differenza, di dedicarsi all'eternità, ben sapendo che si tratta, come diceva Fichte, di un compito infinito.